Aspetta un secondo, ma ti sei chiesto per caso qual è l'iPhone migliore da acquistare proprio in questo momento, essendoci le vacanze natalizie? Beh, lo scopriamo in questo video. Il Natale, uno tra i più attesi e magici periodi dell'anno, dove le luci scintillanti decorano le strade e l'aria profuma di dolci prelibatezze. Ma oltre ai regali sotto l'albero, c'è un altro oggetto che rende ancora più speciale questo periodo: l'iPhone. Scegliere il giusto iPhone per questo Natale è come selezionare il regalo perfetto, un'esperienza di navigazione fluida come l'ultimo modello o forse un iPhone più compatto che si adatti alle tue esigenze? Indipendentemente dalla scelta, la magia delle vacanze si unisce alla versatilità di un iPhone, rendendo ogni momento indimenticabile. Ok, va bene essere bravi con le parole, ma adesso passiamo ai fatti. Vi dico fin da subito che questo video riguarderà soltanto iPhone ricondizionati ed escludiamo subito iPhone SE perché fin troppo vecchio, direi. Che poi cosa? 619 euro per un iPhone 7, iPhone SE, ma muori bruciato. Ed ovviamente non terrò conto neanche da iPhone 11 in giù, dato che non supporteranno il prossimo sistema operativo. Innanzitutto, se sei un utente medio, direi di eliminare tutti quegli iPhone prodotti a scopo professionale, anche perché costano oltre 1000 euro a meno che non andiate a comprare il colore meno acquistato di sempre. Così facendo ci rimarranno iPhone 12, 13, 14 credo sia ed infine iPhone 15. Prima di continuare però ti ricordo di iscriverti al canale per video ancora migliori. Dopo aver fatto questo breve recap direi che possiamo definitivamente partire. Allora, ti ho convinto a guardare il video? Parlando invece di iPhone 12, come avevo detto in passato in questo video, rappresentava il miglior smartphone da acquistare in realtà sia nuovo che ricondizionato. È stato il primo ad introdurre il 5G, il primo con il ritorno dei bordi squadrati, il primo con finalmente lo schermo OLED ed il primo ad aver introdotto un nuovo concetto di packaging eliminando il caricatore. Tra iPhone 14 e 13 non c'è alcuna differenza, tolta le fotocamere, quindi mi pare ovvio che la scelta ricadrà sul 13. Via 13 ed anche tu 14. Guardate, l'unica cosa per salvarla è che presenta l'Action Mod, che stabilizza ancora di più la registrazione. Infine, iPhone 15 è rivolta ad esempio verso tutte quelle persone che devono cambiare un iPhone vecchio, come può essere iPhone 7 oramai del 2016. Purtroppo però dovunque voi lo compriate costa comunque un sacco di soldi essendo l'ultimo modello. Ebbene, finalmente siamo giunti alle conclusioni finali. Ricapitolando, iPhone 12 per tutte le persone che devono passare ad un nuovo iPhone. iPhone 13 è la perfetta via di mezzo e rimane il miglior Best Buy dell'anno. Ed infine iPhone 15 per chi vuole più anni di aggiornamento ed in generale prestazione al top. Questi quindi sono gli smartphone di casa Apple che maggiormente consiglio per un ottimo regalo di Natale. Commenta adesso tu dicendomi quale iPhone ti piacerebbe acquistare in questo esatto periodo dell'anno. Ti aspetto!